Sono Simone, l'impatto con la Roma in questi primi giorni di ritiro, avevi già parlato in precedenza, però ancora è vissuto a pieno ritmo. No, l'impatto è positivo, è stato un bel impatto sia al mio arrivo qua in ritiro, perché un'accoglienza con tante persone fuori dai cancelli non l'avevo quasi mai trovata, quindi poi il calore che mi ha mostrato subito la gente è importante ed è bello ed è anche tanto tanto stimolante. Poi l'impatto con i compagni, con lo staff è stato positivo, comunque mi hanno accolto benissimo e mi hanno fatto inserire bene subito dall'inizio. Hai detto che questa è l'occasione della tua carriera, la grande occasione della tua carriera. Cosa pensi poter dare a questa Roma? No, io ho detto che è un'occasione della mia carriera, perché comunque dopo aver lottato tanto per arrivare in Serie A, per aver giocato in Serie A, poi essere arrivato in una grande squadra, è un'occasione importante per me. Quello che posso dare a Roma è, penso, il massimo impegno e allenamenti, che poi si trasformerà quando verrò chiamato in causa e gli diamo una mano alla squadra. Sono stati anche dei gol, ma ci ricordiamo anche dei gol. No, promettere no, però se ci sarà la possibilità di farlo, ben volentieri, perché comunque fino adesso ne ha fatto qualcuno, quindi se ci sarà la possibilità di farlo con la Roma, ben volentieri. Con chi hai legato di più? Quello che ti dormi in campo con Rizzo, se non sbaglio. C'è un compagno col quale hai legato di più, con cui c'è insomma un po' di più? No, perché comunque ci conosciamo da 2 giorni, quindi sono tutti quanti bravissimi ragazzi, quindi ancora non c'è stato un legame più profondo rispetto che con uno rispetto che con un altro. Io penso che l'obiettivo della Roma sia confermare quello che ha fatto di buono negli ultimi anni, quindi però non penso sia giusto magari dire partiamo dal secondo posto e poi vedere altre forza primi, come penso abbia detto il mister. Però penso sia l'obiettivo, penso sia di migliorare e di fare quello che è stato fatto fino adesso, farlo ancora meglio. Tu negli ultimi anni sei uno che ha sempre giocato molto, sei abituato a fare il titolare, adesso a Roma difficilmente potrai fare le stesse presenze che hai fatto a Cagliari, a Bergamo. Questo lo vedi come un piccolo pericolo, cioè dover essere chiamato all'improvviso, sei uno anche con un certo fisico, oppure credi che non sarà un problema? No, perché comunque c'è stato il primo anno a Cagliari di Serie A, io non ho giocato sempre una partita con tanta continuità, quindi poi venendo in una grande squadra non posso pensare di venire qua e dire devo giocare titolare, se non non ci sto. Normale ci sono tante partite, ci sarà anche spazio per me e quello spazio che mi darà il mister dovrò sfruttarlo per far vedere quanto di buono so fare o per far vedere che comunque posso stare nella rosa. Senti, il campionato scorso Siena per la Roma probabilmente la partita più terribile. Pensi in qualche modo quel giorno di aver dato il Siena la tua dimostrazione che tutti i giocatori di quella squadra potevano giocare a Roma? Giocasse a Roma per la domenica? Io ho sempre detto, sia dopo quella partita lì che poi più avanti, che comunque se la Roma avesse giocato al 70-80% delle sue possibilità, il Siena non avrebbe mai vinto, perché comunque la qualità della squadra è molto superiore a quella che può essere del Siena o dell'Atalanta, delle piccole squadre. Quindi il problema è che noi siamo stati bravi a non concedere niente alla Roma, però abbiamo trovato anche una Roma che non era
non era al 100%, non era all'80%, quindi siamo stati bravi a non sbagliare niente, siamo stati bravi a sfruttare magari qualche errore loro e abbiamo vinto la partita. Però se si rigioca quella partita lì 4-5 volte non penso che Siena riesca a vincere 3-0 di nuovo. Ci ho pensato subito quando mi è stato detto che sarà possibile venire da Roma, quindi è un'emozione particolare già sentirne parlare, poi penso sia ancora più bella e più forte l'emozione se uno poi inizia ad andare nei campi dove si gioca la Champions League, quindi sono contento, sono carico per allenarmi bene e arrivare al meglio a questa competizione. Tra la Milan, la Juventus, l'Inter, sappiamo, c'è tanti altri. Qual è il fatto offensivo che le grandi squadre di tanti? Non è bello, perché comunque si sono rinforzate e già prima erano forti, quindi penso che di queste tre squadre qua siano forti tutte comunque, comunque tutte e tre i reparti offensivi, come è forte quello della Roma, anzi. La Roma è molto forte, secondo me. L'ultima per me, pensando a un ingresso a Juan, chi ti senti di assomigliare di più tecnicamente? No, a me non piace fare paragoni con nessuno, non è neanche giusto che li faccia io paragoni. Però sono due grandi giocatori, quindi io da loro tanto posso solo imparare, perché loro hanno tanta esperienza anche a livello internazionale, quindi sono qua anche per imparare qualcosa da loro.